che ci ha colto nella tarda serata di ieri, dopo che il ministro dei beni e attività culturali Dario Franceschini ha dato il messaggio sull'intervento per i beni culturali del 2017, ci ha reso estremamente felici. Perché Pietrasanta, oltre a Firenze, è l'unica città che avrà questo importante beneficio da parte del Ministero dei Beni e Attività Culturali e sarà destinato alla realizzazione del museo intitolato ad Igor Mitorai, che come sapete è scomparso 2 anni fa. Quindi è importante stigmatizzare questa volontà che ha manifestato il Ministero. Devo ringraziare il Ministro Dario Franceschini per aver colto subito l'opportunità di seguire questa iniziativa che nasce dalla generosità ovviamente dello studio Argos e della famiglia Mitorai che hanno deciso di donare le opere del maestro per realizzare questo importante punto di riferimento artistico e culturale. Partiremo subito già nei prossimi giorni, ma sicuramente nei primi dell'anno, per concretizzare ovviamente questo tipo di attività. Pietrasanta sarà nuovamente al centro dell'arte internazionale e con il museo che si troverà nell'ambito del centro storico della città avrà una visibilità internazionale senza precedenti. Quindi, insieme a tutti coloro i quali saranno gli attori principali di questa iniziativa, dalla soprintendenza piuttosto che ovviamente il Ministero, il Comune, lo studio Argos e quindi la famiglia Jean-Paul Sabatier, il gallerista Stefano Contini, partirà questa iniziativa di grande rilancio artistico e culturale. Pietrasanta, quindi, possiamo dirlo ufficialmente, avrà uno dei musei più importanti del mondo, intitolato all'artista recentemente scomparso Igor Mitorai, al quale ci lega affetto, simpatia e grande riconoscenza.